Adesso andiamo a vedere 10 elementi più 1 di un e-commerce disumano. Sapete che quando dico disumano è perché è disumano. Quindi vi faccio vedere 10 elementi più 1 bonus che devono avere qualsiasi, tutti gli e-commerce. Allora, prima di tutto, 1. Fate una foto se volete, fate screenshot, comunque avrete il replay. Top banner. Cioè un banner in alto, categorico, a volte può essere sostituito da un sito. Punto 2. Caratteristiche di ogni prodotto, anzi guardiamo i primi 5, poi passiamo a quelli di destra. Però dovete averli tutti, okay? Tutti questi elementi. Caratteristiche di ogni prodotto, quindi ci devono essere le caratteristiche tecniche e poi ci devono essere i benefici. Ricordiamoci che una cosa sono le caratteristiche e un'altra sono i benefici. Quindi, per chi ha fatto il mentor, questo dovreste ricordarvelo. Se io prendo questo telefono e ti dico che la fotocamera ha 10 megapixel e le lenti Carl Zeiss, per esempio, sto inventando, ti sto dando le caratteristiche. O se ti dico che è alto, non so, 2 pollici, 3 pollici, 5 pollici, quello che è, ti sto dando le caratteristiche. Se io ti dico che con questo telefono fai video in full HD, e ogni cosa è fluida quando vai su Instagram, vai in diretta e tutto, ti sto dicendo i benefici. Quindi le caratteristiche sono gli elementi tecnici, i benefici e cosa ottengo da quell'elemento tecnico. Allora, in ogni e-commerce ci devono essere entrambe le cose, ci devono essere le caratteristiche del tuo prodotto e i benefici. Idealmente per ogni caratteristica un beneficio. Quindi se io ti dico, ok, con questa telecamera, non so, ci sono tre telecamere, 2 mm, 5 mm, 20 mm, sto sparando a caso e non so niente. Poi ti posso dire, grazie a queste potrei fare i video in HD, super zoom e le tue foto su Instagram saranno perfette nei minimi dettagli anche quando le zoomi e vai a vedere, oppure i tuoi video saranno super fluidi, oppure quando vai in diretta potrai reggere anche dirette disumane rimanendo sempre fluido. Poi ti posso dire, tutto questo è metallo. Abbiamo il rivestimento di metallo, questo renderà il cellulare indistruttibile, posso sbatterlo e non si rompe mai. Quindi quello è il beneficio, cioè lunga durata, ti dura per tanto, inoltre mantiene, che ne so, la batteria sempre protetta e ti permette di avere giornate infinite in cui stai tutto il giorno al telefono e non si scarica mai. Quindi ti dico la caratteristica e ti dico il beneficio. Quindi ogni prodotto bisogna sempre elencare, tra l'altro una cosa importante, bisogna sempre elencare le caratteristiche e i benefici dal più importante, dal più potente a quello meno potente. Ok? Quindi parti col più potente, poi il secondo meno potente, poi tutti gli altri. Perché subito devi colpire e la persona deve dire wow, porca miseria, poi devi dire cavolo, quant'altra roba c'è. Se notate, infatti, quando vendono l'iPhone, tra poco andiamo anche se volete sul sito della Apple, quando vendono questi prodotti disumani ti partono sempre dalle caratteristiche top. Capito? E poi ti fanno vedere tutte le altre, poi magari qualcun'altra top dopo c'è, però partono sempre con quelle più potenti. Solitamente si fa così, anche nell'e-commerce. In un e-commerce che si rispetti ci deve essere anche la tua storia, però per il cliente, non per te. Qua un errore che fanno in tanti è che quando raccontano la loro storia si perdono e raccontano cavolate inutili che non servono. Quindi io vi posso raccontare di quando facevo l'arbitro di calcio, però a voi non vi serve. A voi vi serve la mia storia di quando ero a Ibiza, vendevo le feste in barca, non ci riuscivo a venderle, ero stanco perché fisicamente andavo tutti i giorni a vendere i biglietti. Poi abbiamo scoperto le Facebook Ads, mi sono appassionato di Facebook Ads e riempivo la barca con gli annunci su Facebook. Perché vi interessa questo? Perché ovviamente è interessante una parte della mia storia, ma vi fa vedere cosa potete ottenere anche voi. Quindi ricordiamoci che è tutto centrato attorno al cliente, tutto l'e-commerce. Alla gente non gliene frega niente di voi, gliene frega solo dei propri benefici. Quindi è tutto, qualsiasi cosa scrivete, ricordatelo, deve essere attorno al cliente, ai benefici, 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 cosa ottiene, cosa avrà. Cioè, qualsiasi cosa scrivete, tenetelo sempre a mente perché è il segreto supremo dell'e-commerce, ok? Testimonianze e riprova sociale.